Tema delicato, io mi auguro, cercando di chiarire alcune questioni, che un po' tutta l'Aula poi possa riflettere davvero su queste tematiche, però togliendo e lasciando da parte quelli che sono i fanatismi, che stanno da una parte e dall'altra. La proroga rispetto alla prima lettura del Senato sul tema dei vaccini è stata modificata alla Camera all'indomani e solo dopo che la maggioranza di governo ha presentato un disegno di legge, di cui io insieme al collega Patuanelli siamo primi firmatari, condiviso dal governo, proprio sul tema dei vaccini. E il cambiamento, quindi, alla Camera serve proprio della proroga ad accompagnare quella che sarà poi l'iter del disegno di legge, che in commissione ovviamente sarà discusso molto presto. Non abbiamo mai messo in discussione, in tutti quelli che sono stati i dibattiti e si è parlato tanto di questo argomento, né l'importanza dei vaccini, scientificamente provata e riconosciuta e da noi spesso e volentieri ribadita, né tantomeno la questione dell'obbligo, perché poi l'obbligo vaccinale sostanzialmente nel nostro paese c'è da tempo, c'è da anni, ma bensì quello che noi abbiamo messo in discussione, ed è un tema molto delicato perché riguarda il rapporto tra la famiglia e lo Stato, l'esclusione dalle scuole e dagli asili di quei bambini che per scelta familiare si sottraggono ad alcuni vaccini. Allora, noi pensiamo, e lo diciamo con chiarezza, così una volta per tutte su questo tema si dice c'è il caos, c'è questo, non avete spiegato bene, non si capisce bene qual è la posizione, che sia sbagliato da una parte il potere di esclusione dello Stato. Questo è un errore. Così come è sbagliato dall'altra parte negare la protezione collettiva delle malattie. Così come è sbagliato anche, perdonatemi, con tutte quelle che possono essere le varie rimostranze che si possono fare o quant'altro, trattare i cosiddetti Novax come se fossero degli oscurantisti. Con le persone si parla, si discute, si diparla, si discute, ci si confronta e l'obiettivo della politica è convincerli sulle buone ragioni delle vaccinazioni. Avranno anche loro evidentemente. Ho chiesto con cortesia, ho chiesto per favore un attimo di riflessione da parte di tutti. Ho detto ascoltiamoli, non ho detto hanno ragione, non hanno ragione e quant'altro. Per questo motivo, a nostro giudizio come maggioranza, serve una riflessione seria, coinvolgendo medici, scienziati, esperti, senza fanatismi né da una parte né dall'altra, ma cercando di usare il buon senso, che è quello che noi vogliamo portare avanti col disegno di legge AS numero 770, i cui principi, perdonatemi, sono anch'io un genitore che ha fatto vaccinare mio figlio, oltre anche quelli che sono gli obblighi prescritti dalla legge Lorenzin, se proprio vogliamo andare fino in fondo. I cui principi però di questo nostro disegno di legge sono chiari, perché l'obbligo vaccinale si mantiene nel nostro disegno, nella nostra proposta di iniziativa di legge, solo che fuori da scuola si va solo in casi estremi. C'era quel vecchio detto che diceva di buon senso solo in casi estremi, estremi rimedi. Anche perché prima di prevedere misure coercitive occorre convincere con una campagna di informazione, di promozione, di ascolto, quell'educazione e prevenzione che negli ultimi anni nel nostro paese è venuta meno anche a causa dei tagli che il Servizio Sanitario Nazionale ha subito nel corso del tempo. Una prevenzione, un'informazione che rimuova quegli ostacoli che impediscono ai genitori di vaccinare i propri figli. Questo è il tema della nostra proposta di legge.
e ricorrere a misure coercitive solo in caso di emergenze. Ricordiamo che dal 73, dal caso del colera di Napoli, al 2017, anno di approvazione della legge Lorenzina, sto per concludere, Presidente, alla fine non ci sono stati casi particolari di epidemia nel nostro Paese. Solo quindi misure coercitive solo in casi di emergenze o di compromissione di immunità di gruppo. Questa è una proposta, e noi invitiamo a riflettere tutti quanti in quest'Aula, in Commissione, dettata dal buonsenso, che tiene da parte fanatismi da una parte e dall'altra. Grazie. Non ci sono altri interventi. Senatrice Ronzulli ha chiesto di parlare, ne ha facoltà. Grazie.